Bentrovati a un nuovo appuntamento con Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi aggiorna sulle attività in aula del Consiglio regionale della Toscana. In primo piano la seduta solenne per il giorno del ricordo istituita per la prima volta 16 anni fa per ricordare tutte le vittime delle foibe. Seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana in occasione del giorno del ricordo, un giorno promosso per la prima volta dopo l'approvazione della legge istitutiva 16 anni fa dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, per rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Quell'odio barbaro che ha pervaso l'Europa e che ha portato poi anche a rivedere, penso oggi, ai tanti, troppi nazionalismi che ci sono ancora nella nostra Europa. È un tempo di creare ponti, non di alzare muri e barriere. Non è un derby tra due storie differenti. E sarebbe un errore leggere questa giornata in questa maniera. Oggi è raccontare una storia terribile, una storia che ha provocato tante vittime, una storia che è un pezzo integrante anche della nostra storia nazionale. Innanzitutto occorre ricordare unitariamente, al di là delle polemiche, dei fatti che sono stati molto dolorosi per delle comunità. Comunità, ecco, diciamo, dalmata, giuliane, sono state veramente colpite da questa tragedia. Occorre ricordare unitariamente, elevando i toni e scansando, ecco, le polemiche. Quello che mi sento di dire è di poi dare attuazione concreta a queste giornate e in questo senso ritengo opportuno condividere quella proposta di legge che vede primo firmatario il nostro segretario federale Matteo Salvini di revocare l'onorificenza del Cavaliere di Gran Croce a Tito, che fu concessa dal Presidente della Repubblica Saragat, Tito che è il responsabile politico di questi fatti. Quindi ecco, condivido, cerchiamo di attuare il ricordo e di vivere queste giornate nel modo più unitario possibile. È un giorno nel quale va resa dignità e giustizia ai morti delle foibe e a coloro che si trovarono, oltre 300.000 esuli dalle loro terre, probabilmente senza nessuna colpa. Anche qui in Toscana circa 580 furono ospitati qui a Firenze, nella struttura del Sant'Orsola. A Laterina, un campo di prigionia, fu invece trasformato in un campo di accoglienza e lì molti di più furono ospitati. Quindi è una vicenda che fa parte delle tragedie del nostro paese, della storia dell'Italia. È una cosa che ci sta alle spalle, ma che deve servire da monito per il futuro. È stato l'intervento in aula del giornalista Fausto Biloslavo, da decenni impegnato a raccontare scenari di guerra e conflitti etnici nel mondo, ad aprire la seduta. La capogruppo del Movimento 5 Stelle, Irena Galletti, ha lasciato l'aula al momento dell'intervento, in polemica con la decisione di invitarlo. Il giorno del ricordo ha un significato di ricordarci come e dei morti del nostro paese e sono, ci hanno lasciato. Ci sono degli eventi storici che non devono essere dimenticati e soprattutto vanno inquadrati nella loro dimensione storica. Bisogna conoscere quello che è successo ed è importante che avvenga anche ad iniziative come queste. Sono invece solidale con quanto ha dichiarato Ampi oggi riguardo alla partecipazione del giornalista, che sicuramente ha un grande passato alle sue spalle come giornalista di guerra, come per le inchieste che ha fatto, ma secondo me per la sua vicinanza a certi ambienti della destra e ad alcuni salotti non era la persona più adatta da scegliere oggi. In solidarietà con Ampi e con la consapevolezza che tutti gli eventi di ricordo, di memoria del nostro paese devono essere liberati dalla politica per evitare ogni tipo di strumentalizzazione, il Movimento 5 Stelle oggi lascerà l'aula. Le polemiche sono strumentali, fini a se stesse, ridicole,
verso un personaggio che non devo certo difendere io per il curriculum straordinario che ha come professionista, evidentemente siccome nel suo svolgere la professione di giornalista ha smascherato i legami tra Movimento 5 Stelle e il Venezuela di Maduro, probabilmente saranno usciti dall'aula per quello più che per la giornata del ricordo, ma li invito in futuro a non confondere i due piani. Le polemiche che ci sono state sono probabilmente più scaturite dalle frequentazioni attribuite ad uno degli intervenuti che non alle cose che ho ascoltato in aula, che ovviamente ognuno è portatore dei propri punti di vista, ognuno è portatore delle proprie idee, però come dire, in aula ho ascoltato idee che magari in alcuni casi non condivido, ma che sono rispettabili. Il gruppo del Movimento 5 Stelle è poi rientrata in consiglio per ascoltare l'intervento dello storico Franco Cardini. Sapete che gli sloveni, facendo un vecchio rito d'origine quasi omerica, ellenica, quando buttavano nelle foibe i Giuliano Dalmati, ci buttavano sempre dentro anche un cane nero, perché morisse con loro, ma soprattutto perché li accompagnasse all'inferi. Era un vecchio rito d'origine precristiana che questi ragazzi, che probabilmente erano dei bravi ragazzi, ma che in quel momento avevano le loro ragioni, fra virgolette, per fare quello che facevano e che erano atei, comunisti, eccetera, addirittura la loro memoria collettiva riandava all'età d'Omero, in qualche modo per assicurarsi che l'anima del morto ingiustamente non tornasse in terra a vendicarsi. Perché siamo questo, siamo modernissimi e siamo profondamente arcaici. E forse quando facciamo il male, noi amiamo dire che il vecchio barbaro che c'è in noi risale a galla. Speriamo che sia così, che la nostra barbarie non sia invece moderna o addirittura postmoderna. E allora cosa si fa? Per gli ebrei morti ad Auschwitz o a Bergen-Belsen o per i giuliani delle foibe noi non possiamo più fare niente, se non ricordarli e onorarli. L'unico modo per onorare adeguatamente i caduti dell'una, dell'altra parte, e poi i caduti sono caduti e basta, sono morti e basta, sono vittime e basta, sta nell'impedire che questi orrori continuino a accadere. Attenzione, io ho 80 anni, sono nato nel 40, per 75 dei miei anni sono vissuto in una democrazia e per 75 dei miei anni io ho visto passare davanti ai miei occhi le più nere infamie, di cui non poteva essere chiamato Hitler responsabile, di cui non poteva essere chiamato Stalin responsabile. Certo, c'è sempre un nuovo Hitler, c'è sempre un nuovo Stalin, si fa presto a mettersi la coscienza a posto, ma nella realtà le cose sono diverse. Il nostro dovere della memoria è un dovere civico. Ma in aula e in consiglio regionale durante la seduta ordinaria si è parlato ancora una volta della campagna vaccinale, in particolare della fase 2 che è cominciata in anticipo. La somministrazione di massa alle categorie prioritarie è infatti partita giovedì 11 febbraio al Mandela Forum di Firenze. La campagna vaccinale per arginare l'avanzata del Covid entra nel vivo in Toscana. La partenza della cosiddetta fase 2, che prevede la somministrazione di massa alle categorie prioritarie, è scattata giovedì 11 febbraio dal Mandela Forum di Firenze, con 4 giorni d'anticipo rispetto al tabellino di marcia previsto dalla giunta regionale. L'arrivo di 15.000 dosi di AstraZeneca ha consentito di partire con gli under 55 tra i lavoratori dei servizi essenziali, docenti, insegnanti, personale scolastico e le forze dell'ordine. Siamo fiduciosi del fatto che una volta chiuse le vaccinazioni sanitarie si possa incrementare in maniera veloce e poi abbiamo visto che da una settimana all'altra cambiano le notizie e anche le quantità e sappiamo che ci sono anche altri vaccini che sono in procinto di arrivare, quindi diciamo intanto concentriamoci perché tutte le dosi che arrivano siano impiegate in maniera ottimale per i cittadini più critici. A me ha fatto molto piacere vedere che siano gli insegnanti, per esempio, una di quelle categorie che prima di altri verrà vaccinata e come questo ogni altra forza, tutte le forze dell'ordine, tutte le persone che sono esposte sia del sistema sanitario che sociosanitario e tante altre persone che beneficeranno dei vaccini. Non ci dimentichiamo che la pandemia è iniziata un anno fa e
prima di un anno sono arrivati i vaccini, è un evento straordinario, quindi non stiamo lì a guardare se una settimana prima o una settimana dopo, è un evento che era imprevedibile per quanto riguarda le dinamiche della scienza, quindi portiamo rispetto a chi dovrà organizzare la campagna di vaccinazione, augurandosi ovviamente che possa essere fatta nella maniera più celere possibile. Quello del Mandela Forum di Firenze è solo uno dei 15 hub regionali ad alta intensità che verranno gradualmente allestiti su tutto il territorio regionale. Parallelamente la campagna andrà avanti anche sui binari degli over 80, a cui verrà però somministrato il siero tramite i medici di famiglia, con cui è stato trovato un accordo. Insisto che questo piano vaccinale, così come è stato declinato dalla Regione Toscana, ha molta confusione in sé. Ci sono stati dei problemi in diverse province e non soltanto legati alla fornitura della Pfizer, che è stata rallentata, pure anche lì poteva essere trovato un sistema, un rimedio, producendoli in proprio grazie all'articolo 31 come la mozione che avevamo presentato, ma di fatto nessuno ha voluto discuterla. La verità è che adesso continuiamo ad andare abbastanza alla cieca, con molto disordine, e non vedo questa giunta attenta e soprattutto non la vedo in grado di risolvere i problemi. Ci sono sicuramente delle persone che hanno necessità in questo momento di essere urgentemente vaccinate, ma non le vedo mettere nell'ordine delle priorità, e ci sono anche molte segnalazioni preoccupanti riguardo l'utilizzo dei vaccini. Pensiamo a quelli che hanno ricevuto la dose, delle dosi che dovevano essere per 6 persone, 6 vaccini, e invece sono diventate 7. Qui ci sono delle domande importanti da fare non solo alla Giunta, ma anche a tutto il sistema sanitario che lo sta organizzando. C'è anche un certo pressappochismo nella idea di come procedere nella vaccinazione, perché i medici di famiglia mi hanno appena detto, non più tardi di ieri, che non sanno come procedere, e addirittura sembrerebbe che i vaccini a loro destinati per la vaccinazione degli over 80 siano della Pfizer, quindi i più difficili da maneggiare, poiché hanno ovviamente la necessità di stare a meno 80. Credo che quindi i tempi si allungheranno. Il vaccino si fa fino ai 55 anni e poi che cosa succede? Quindi c'è una fascia che è assolutamente scoperta, le dosi sono troppo poche, i centri non si sa ancora quali sono, i medici di base dovranno chiamare gli ultraottantenni, ma ci domandiamo come faranno a chiamarli, dove si vaccineranno gli ultraottantenni, cioè gli interrogativi sono ancora troppi, le speranze sono ancora disattese e gli italiani e i toscani che aspettano un vaccino sono ancora esageratamente troppi per dare una risposta efficace all'emergenza sanitaria, e soprattutto perché se non vacciniamo in maniera veloce e rapida gli italiani non si potrà contrastare e dare una risposta seria alla crisi economica che in questo momento ci preoccupa tantissimo. Il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale propone una mozione con cui si chiede di trattare autonomamente l'acquisto dei vaccini per non interrompere il rifornimento. Inoltre si chiede di inserire la categoria dei disabili tra quelle destinate al vaccino in questa fase. Abbiamo chiesto che gli ospiti delle RSA che hanno effettuato, stanno effettuando il vaccino possano essere ricevuti, possano ricevere le visite dei loro parenti, dei loro cari, perché laddove le RSA non hanno le stanze degli abbracci, gli anziani sono ancora più soli, e è passato tanti mesi in cui molte persone ci hanno sollecitato che non riescono a vedere i loro cari. Si occuperà di sostegno alle periferie la Commissione Aree Interne. Il consigliere regionale del Partito Democratico Marco Nicolai è stato eletto presidente della Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne. Il consigliere regionale del Partito Democratico Marco Nicolai è stato eletto presidente della Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne, che si occuperà delle cosiddette aree marginali, le periferiche geograficamente parlando, della Toscana. Nel ruolo di vicepresidente è stata eletta Luciana Bartolini della Lega, segretario Donatella Spadi del PD. Gli altri componenti sono Cristiano Benucci, Mario Puppa, Vincenzo Ceccarelli ed Elena Rosignoli del Partito Democratico, Elisa Tozzi della Lega, Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia, Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle. Nella riunione di venerdì 12 febbraio i commissari hanno ascoltato in audizione il direttore dell'IRPET Stefano Casini Benvenuti, che ha tracciato un quadro economico produttivo delle aree attenzionate e interessate dal lavoro della Commissione.
Ed è tutto da Toscana a Parlamento. L'aggiornamento con i lavori del Consiglio regionale e delle commissioni della Regione Toscana è per la prossima settimana. Grazie per averci seguito.